Buongiornissimo a tutti quanti, mi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per farvi il What's in my bag, insomma una tipologia di video che sicuramente avrete visto tantissime volte dentro il mio canale, però volevo farvi una versione lavorativa, più da studente, farvi vedere un pochettino come mi organizzo. Penso che possa essere un video abbastanza utile, insomma, soprattutto per chi magari conduce, fa una vita da pendolare come me. Io diciamo che mi sposto tra principalmente Monza, provincia di Monza, Milano, Milano centro, ok? Attualmente lavoro proprio a Milano, però io comunque vivo in provincia di Monza. Poi tutti i giorni mi devo portare sempre 800 cose. Ah, quando avevo iniziato a lavorare che utilizzavo semplicemente la borsa, ogni tanto la utilizzo ancora effettivamente, ho trovato lo zaino ideale, ovvero questo zaino qui. Questo è uno zaino che mi sono presa con i saldi durante quest'estate, era agosto se non mi sbaglio, sì, agosto 2021, ed è uno zaino appunto di Valentino in similpelle fatto in tessuto. Fatto sta che volevo citarvi sicuramente questo zaino qui, se magari lo trovo su Zalando o comunque online, non mi ricordo minimamente il modello. Come potete vedere è uno zaino in tessuto con le rifiniture in similpelle, i dettaglini in oro, ed è appunto di Valentino, era scontato al 50%. Mi piace tantissimo questa tipologia di zaino, soprattutto perché ha la cerniera avanti ai lati e poi dentro ha due tasche all'interno. Io ovviamente organizzo il tutto qua dentro, ok? Qua dentro c'è praticamente la mia vita. Infatti questo zaino effettivamente pesa tanto, ogni volta anche le mie colleghe mi dicono: ma che cacchio ci metti dentro? Parto da qua, che comunque è già aperto, ogni volta mi dimentico sempre. Ci tengo innanzitutto le cuffiette. E queste qui sono le cuffie appunto dell'iPhone, sono le AirPods. La copertina vista così la trovate su Amazon, ma comunque vi metterò tutto quello che trovo, che è possibile trovare dentro la vetrina di Amazon, ve lo lascio nel link, nell'info box. E niente, quindi qui sono le AirPods, che io in realtà la mattina presto è la prima cosa che metto insieme a quando prendo le chiavi per poi uscire e andare, insomma. L'altra cosa che tengo qui sono ovviamente le chiavi di casa, non ve le faccio vedere, credetemi, cioè non vi perdete niente, perché ho le chiavi di casa di Milano, dei miei, le chiavi di casa mia e di Marco su a Monza, le chiavi del motorino e le chiavi della macchina. È una matassa che io mi porto tutti i giorni della mia vita, non ve le faccio vedere perché le ho di là. Fazzolettini, perché insomma sono essenziali. Qui ho delle penne a caso, a parte il mio capello, vabbè, un rocacao assolutamente essenziale. Questa è sarebbe un portamonete, che in realtà adesso non c'è dentro niente perché ho messo tutto nel salvadanaio. Tubettino di vaselina, ok, che utilizzo spessissimo, e per le labbra, per le mani, questo soprattutto la sera prima di andare a dormire, ma comunque anche quando sono in giro, sulle labbra sempre. Qui c'è invece il come si dice, lo stemmino, ecco, del io sono vaccinata, che mi hanno regalato al polo vaccinale quando ho fatto la terza dose. E a lato invece tengo il mio badge, il mio bellissimo badge, come potete vedere. No, vabbè, c'è semplicemente la mia foto, ecco. Non so se si veda qualcosa. E comunque ci sono chiavi e un pennarellino che tengo sempre. Di solito ho questo gancetto, come potete vedere, che si allunga, insomma, e questo è super utile. Questo lo trovate su Amazon, ecco. Porta badge invece veniva dall'università. Un'altra penna, che tra l'altro questa qui è super scarica, penso che la lascerò qua dai miei. Oddio, dentro questo fazzoletto c'è un orologio che devo far sistemare, e anche questo lo lascerò qua dai miei. Fatto sta che comunque questo qui è lo scompartimento dove io la mattina metto sempre il badge, così almeno non mi dimentico. Quando prendo il badge metto qua dentro le chiavi del motorino, ok, quando arrivo al lavoro. Dall'altra parte invece noi andiamo a trovare altri fazzoletti, altre cicche, vabbè, queste sono un classico, insomma, e tra l'altro queste qua sono super buone. Lo spray al peperoncino, questo ormai lo porto da quando praticamente faccio tirocinio, e se non mi sbaglio era dal primo anno che lo usavo, ecco, cioè che l'ho usato, oddio, non l'ho mai usato in realtà, padre mi ricordo che me l'aveva preso dal ferramenta, una cosa del genere. Fatto sta che comunque sia, girando spesso da sola, essendo pendolare tra motorino, macchina eccetera, cioè io torno a volte tardissimo anche la sera, sempre meglio portarselo assolutamente. Ok, vi faccio vedere qua dentro.
qui davanti ci sono degli scompartimenti. Qui abbiamo una serie di creme che io mi porto sempre perché non sono mai abbastanza. Questa qui è la crema della Neutrogena, questa è una crema sample size o travel size, questa è un'altra crema, tra l'altro buonissima, queste sono tutte creme per le mani della Yves Rocher, ha un odore buonissimo questa crema qua. Qui c'è il burro cacao Cicaplast, assolutamente vitale per il mio inverno. Questo qui invece è un lipstick colorato che io ho utilizzato tantissimo quest'estate, ed è di Essence, che è verde, va in base al pH delle vostre labbra. Super utile questo, soprattutto se volete sembrare un attimino più carine, anche se avete la faccia che sta per cadere a terra, ecco, fondamentalmente. Delle mandorline qualora mi venisse fame, l'igienizzante per mani, chi non ha l'igienizzante per mani dentro la propria borsa. Qui ci tengo mascherine, ok? Sono le mascherine che fondamentalmente io utilizzo per andare a lavoro. Ho qua la mia agenda che pesa un sacco, ma veramente pesa un sacco questa agenda. Secondo me questo zaino pesa principalmente per questa agenda, e qua dentro fondamentalmente ci metto tutto. Cioè tutto, anche quando mi metto a fare le fatture, faccio il calcolo delle ore, so, qualsiasi impegno, in realtà mischio anche un po'... anche tutte le cose di YouTube, anche se ultimamente sto cercando di trasformare tutti gli impegni legati social, YouTube eccetera, in formato digitale, quindi ma dovrei averlo sia sul computer che sul telefono. Però insomma, questa agenda è della Moleskine ed è super utile, assolutamente. Ho ancora qui il mio vecchio telefono perché ogni tanto purtroppo devo andare a vedere ancora delle cose, e in più mia mamma e mio papà non si decidono e quindi non so a chi darlo onestamente, quindi in questo momento senza sim, ma ce l'ho io ancora. Questo è un quadernino preso da Muji, tra l'altro, e qua dentro, se non mi sbaglio, avevo scritto alcuni appunti durante una mia giornata di formazione, sempre per il lavoro. Questo qui invece è un libricino dove tengo fondamentalmente tutte le cose legate al lavoro, soprattutto all'inizio quando facevo ancora affiancamento. Questa agendina qui era super utile perché ci scrivevo tutte le varie cosine, i vari passaggi, soprattutto magari al computer eccetera. Ho trovato il mio pulisci occhiali. Questo qui invece è un caricatore. È un caricatore appunto che, se non mi sbaglio, mia mamma ha preso con i punti dell'Esselunga, giallo, terribile, però è utile perché insomma ogni tanto, in realtà ormai mi capita raramente perché ormai ho cambiato telefono, a meno che non mi metta a registrare, a fare eccetera, tendenzialmente lo uso davvero poco, cioè piuttosto tante volte mi capita di prestarlo. Poi ho anche il cavo annesso. Questo qui è il mio portafogli di Furla, che io in realtà uso ormai pochissimo. Sono riuscita a mettere le carte tutte in formato digitale, io i contanti li uso davvero poco e niente, quindi ci tengo i documenti, insomma c'ho il Green Pass in formato cartaceo, che in realtà manco quello ormai mostro, all'inizio lo mostravo quando magari insomma mi capitava di uscire per andare ai ristoranti eccetera, ma ormai ho tutto in formato digitale. Lo tengo perché magari i documenti, la patente eccetera li metto qua, ma tendenzialmente questo non esce mai più dalla borsa. I miei occhiali da vista, sì, ovviamente io li porto sempre perché non si sa mai, magari mettiamoci anche questo annesso. E nonostante queste giornate grigie milanesi, io ogni tanto mi porto ancora gli occhiali da sole, ok? E niente, insomma, per questo weekend li ho usati. Ogni tanto mi piace mettere gli occhiali da sole anche se non è estate, insomma. Altra cosa che pesa tantissimo è tutto questo malloppo, però è una pochette dove io ci tengo di tutto: il profumo, l'imodium, una marea di cose, altri burri cacao, le salviettine chilli, caramelle, cioè veramente c'è di tutto e di più qui. Però cosa importante soprattutto per questo periodo qua, roba in gola, questo veramente per me è un must. Ho questo campioncino di crema che mi aveva regalato una dottoressa che lavora lì da noi, specchiettino immancabile, coltellino svizzero immancabile, lacrime artificiali che tra l'altro devo anche ricomprare, fermenti lattici e tanti altri medicinali che non sto qua a farvi vedere perché sennò farei troppa pubblicità. Quindi questo qui era il video, cosa c'è dentro la mia borsa da lavoro, insomma, fondamentalmente. Mi è scappata la mia spilla, importantissima da tenere. Niente, volevo fare vedere appunto come mi organizzavo, che cosa mettevo dentro. Tendenzialmente io viaggio con questa tutti i giorni, ecco. Però in realtà mi porto dietro anche un'altra borsa che adesso vi faccio vedere. Questa qui è un'altra borsa, tra l'altro vecchissima, ma proprio vecchia che... utilizzo, ok? Solito io ci tengo qua dentro il computer, il mio MacBook Pro,
che appunto mi ha regalato Marco per la laurea. Io comunque tendenzialmente, se devo stare a Milano, insomma, per lavorare al computer, me lo porto sempre dietro. Questa cover voi la potete trovare su Amazon, e anche questa ve la metto nella, insomma, nella vetrina di Amazon. È super utile. Il mio MacBook ormai, da quando, insomma, da quando l'ho presa, preferisco tenerla così, nonostante pesi un po' di più, ma non mi interessa, perché almeno mi protegge comunque il computer. Altra cover, perché io fondamentalmente metto il computer dentro quest'altra cover qui, perché anche così nuda mi scoccia lasciarla. E qua dentro tengo tendenzialmente tutto il mio faldone, ok, delle fatture. E niente, dato che di solito mi dimentico sempre di fare le fatture, le porto sempre a portata di mano, così almeno me le tengo. Qua dentro ci sono alcune procedure. Poi qua dentro, insieme a questo porta computer di lana cotta, anche questo, tutta questa roba viene da Amazon, però ci tenevo a farvela vedere, ho anche questa borsettina qui, dove dentro tendenzialmente metto la batteria dell'iPhone, poi questo adattatore del computer, dove c'è la, insomma, la, il buco più piccino, un termine molto tecnico devo dire. Questo qui è super utile, anche perché ci aggancio anche il mio hard disk, e io qua dentro c'è la vita, fondamentalmente anche quando finirò di registrare questo video finirò tutto qua dentro, e io di solito metto tutto qua dentro, anche ci sta tutto, perché sembra piccolo ma è molto molto capiente. Ovviamente ci tengo anche queste cuffiette color turchese della Pioneer o Pioneer, come volete, che in realtà le ha dimenticate la mia amica Elisabetta a casa quando è venuta a dormire da noi, e quindi me le sono prese io, insomma. Ciao Eli. Questo sacchettino qui è questo cosino che voi trovate qua addosso, ed è praticamente il microfono che sto utilizzando ora. Non vi faccio vedere tutto il background, perché io ho anche il treppiedi dietro piccolino che mi porta, eccetera, però tendenzialmente mi sono voluta prendere un microfono un po' più decente, perché mi rendo conto che ogni volta che registro vi lamentate spessissimo dell'audio dei video. Altra cosa che ho è la batteria della mia bellissima videocamera che tengo qua, ma ormai è passata quasi di moda perché non la utilizzo quasi più, anche perché per me è molto più pratico registrare appunto con l'iPhone 13 Pro in modalità cinematografica. Poi altra cosa che mi porto dietro è questo qui. Questo di solito me lo porto quando poi qua dentro magari ci metto un cambio, se devo dormire qua dai miei, insomma. Questa borsona sembra piccola, forse, non lo so, però in realtà è super super capiente, ci metto dentro veramente i sassi. Dentro invece tengo tutti i trucchi che utilizzo quotidianamente. E niente, questo qui era il video cosa c'è nella mia borsa da lavoro, insomma, che cosa c'è, più che borsa, cosa c'è dentro il mio zaino e dentro la mia borsa da lavoro. Ripeto, spero tanto che questo video sia stato utile, soprattutto per darvi qualche dritta magari sul dove comprare le cose. Vi lascerò appunto tutti i vari link su Amazon di tutti i prodotti che ho citato e che troverò sicuramente. Volevo fare un video frivolo, ma che comunque contemporaneamente fosse minimo utile, e volevo finalmente fare la mia versione lavorativa e non più quella da studente, fondamentalmente. Basta, detto ciò, ragazzuoli, io vi lascio, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Noi sicuramente ci vediamo al prossimo video. Qua dentro invece tengo tutti i miei